Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha visitato il Palaterni, accolto calorosamente da una delegazione di autorità e rappresentanti locali. Durante la visita, Malagò ha elogiato il lavoro fatto e ha ricordato con emozione la posa della prima pietra avvenuta nel 2021, a cui aveva partecipato, sottolineando quanto sia stato sorprendente vedere oggi il progetto realizzato e i risultati raggiunti. Devo dire sorprendenti, sono sincero, ho visto tanti impianti, purtroppo qualcheduno anche, diciamo, le premesse e le promesse magari sono state disattese. Qui mi sembra, me lo dico senza nessun tipo di falso complimenti o di diplomazia, si è fatto un lavoro eccezionale, al di là proprio delle aspettative stesse. Insomma, si merita una grande vita, anche non necessariamente solo sportiva. Dovranno essere bravi chi lo gestisce di promuoverlo, di presentarlo sul mercato, perché oggi c'è una concorrenza, giustamente. E Terni offre delle opportunità, bisogna saperle, tra virgolette, anche saperle vendere. E credo che questo impianto sia un valore aggiunto importante per far venire qui tutta una serie di società, di organizzazioni sportive e di eventi. La visita è stata propedeutica in vista di future collaborazioni con varie federazioni sportive per l'organizzazione di eventi. Il tour si è concluso con la consegna degli schizzi della Hall, definita dagli architetti Baldi e Margheriti la pancia di Shrek, un ulteriore simbolo della creatività e dell'innovazione che caratterizzano il Palaterni.